Buongiorno YouTube. Allora, in questo video intanto vi dico, vedete le nuove grafiche, vedete com'è la nuova impostazione, questo è già un inizio di quello che stiamo per fare tra un po' quando avvieremo tutto quanto, anche per quanto riguarda le nuove dirette, i nuovi video che faremo, nuovi argomenti, il podcast, Telegram, tutte le cose che già sapete bene. Comunque, questo è ovviamente un video inerente al Kindle perché stiamo finendo il corso, questo è il penultimo video che faremo per quanto riguarda questo corso Kindle e poi faremo un video finale di recap di tutto quello che poi è stato questo percorso di formazione proprio per quanto riguarda il Kindle Publishing. In questo video vedremo insieme, sempre insieme a Mariano, un'informazione generale e generica di quello che è ovviamente il discorso inerente alla parte ACX, cioè la parte Audible. Quindi vedremo con Mariano quali sono le cose importanti che dobbiamo sapere quando parliamo appunto di audiolibri, quando parliamo di ACX e quando parliamo ovviamente di come avviare le campagne pubblicitarie anche per quanto riguarda questa piattaforma. Il video successivo a questo sarà il video in cui andremo proprio nel computer a vedere esattamente come impostare la parte advertisement, quindi la parte marketing vera e propria su Amazon, in modo che capiamo insieme appunto come impostare queste cose e come andare a settare tutte le impostazioni inerenti appunto alle campagne pubblicitarie. Comunque, senza che parlo troppo io, andiamo direttamente nel computer e vediamo insieme a Mariano di che cosa si tratta. Buongiorno a tutti e benvenuti in questa lezione che parliamo di come rankare, di come ottenere recensioni su Audible. È una piattaforma, è sempre di Amazon ovviamente, e ci dà la possibilità di poter pubblicare gli audiolibri ovviamente, ok? Già dal nome si potrebbe già intuire. Perché fare l'Audible? Innanzitutto, allora, uno, è molto importante fare l'Audible perché è una parte di mercato che viene utilizzata e che negli ultimi anni, ok? È stata molto presa in considerazione ed è stata molto utile per molti venditori per poter ottenere vendite, per poter ottenere delle vendite. L'altro fattore positivo è che comparato al Kindle tradizionale ha molta meno competizione, mettiamolo così, perché si parla di un quasi tipo 10 volte più o meno la competizione in meno rispetto al Kindle tradizionale. Quindi questa qua è la motivazione principale per fare l'Audible e comunque il traffico è notevole perché la gente ci vende molto bene e ottengono degli ottimi, si possono fare degli ottimi business sopra. Allora, come fare invece le recensioni? Allora, le recensioni, ragazzi, si fanno tramite ACX, si fanno tramite i cosiddetti promo code. Ora, negli ultimi mesi c'era prima la possibilità di poter avere decisamente più promo code rispetto adesso. Ora è cambiata la situazione, basta andate sul sito di ACX e vi spiega tutto, è spiegato, ok? Basta fate la registrazione, fate nel video di Christian, vi spiega tutto. E lì fate la registrazione, fate, ok? Su ACX e poi vi danno questi promo code. È diverso rispetto a prima perché ora te ne danno meno, te ne danno perché sono più limitati, perché prima la gente faceva molto un po' come voleva, mettiamolo così, la gente se ne è approfittata e ACX ha deciso di chiudere un po' questa parte qua. Però bisogna dire, oltre a questo fattore qua, che oltre ad andare su ACX, ok, su Audible fare le recensioni è più semplice rispetto al Kindle tradizionale, ok? Come ho visto nell'altra lezione, le strategie sono qua, il Virtual Assistant, oppure possiamo utilizzare anche una lista di amici, creare una lista di amici e fare tramite i promo code, tramite che ci darà ACX, poter fare recensioni dandogli agli amici o ai VA. Meglio usare gli amici perché i VA comunque non è cioè non è consentito dalle linee guida di ACX, anche se comunque non succede nulla se si usano, più o meno sarà molto difficile che vi bannino un account per questa cosa qui. Bisogna comunque scrivere nei gruppi Facebook per poter contattare il VA che sta cercando delle recensioni per Audible, quasi tutti, beh, tutti più o meno i VA sanno fare anche le recensioni per Audible. Meglio usare gli amici comunque, perché è proprio consentito anche da ACX, è consentito, quindi sicuramente meglio approfittare di questa cosa che ci viene data da ACX e da Audible insieme, che ovviamente ACX è comunque sempre Amazon, ok? È la parte che si occupa della pubblicazione dell'audiolibro, per chi non lo sapesse. Un'altra cosa da fare, ok? Allora, ricapitolando, quindi a questo punto,
Bisogna utilizzare lo stesso sistema che viene spiegato da Matteo nel video sulla ricerca. I titoli vanno costruiti nello stesso modo che vanno costruiti anche su Kindle. E a quel punto bisogna cercare di rankare per più parole possibili, cercando di fare anche più recensioni possibili. Ora, ci siamo resi conto che volendo, per fare altre recensioni, possiamo fare altre recensioni anche tramite creando account nuovi praticamente su Audible, che però non è una cosa molto ben gradita. Quindi, secondo noi, sarebbe il caso di, cioè, non è molto ben gradita perché molte di queste recensioni fatte con gli account nuovi vengono proprio eliminate, vengono. Però se noi ci siamo resi conto che se una persona fa un po' di acquisti fatti, cioè un po' di acquisti senza recensioni e fa anche degli acquisti con recensioni, può funzionare anche questo sistema qui. E nulla, e a quel punto lì fate comunque, continuate a fare tante vendite, la sales velocity, come si diceva nell'altro video, e controllate i BSR, quindi best seller rank, e vedrete che recensioni e vendite vi porteranno in prima pagina per le parole chiave principali. L'importante, come viene spiegato da Matteo, è che il titolo debba essere costruito bene su una keyword che è profittevole. Cerchiamo, ragazzi, keyword se c'è verso, keyword anche long tail, ok? Perché ovviamente come un po' ovunque, anche su Google, anche su eBay, su Amazon stesso e così via, le long tail comunque possono essere delle ottime, che possono generare vendite, possono generare, quindi sicuramente è meglio utilizzare le long tail. Quindi nulla, quindi fare questo insieme di cose, fare e vedrete che anche il vostro audiolibro sicuramente andrà a schizzare in prima pagina senza troppi problemi. Va bene, ragazzi? Allora, grazie per aver seguito il video fino a qui e ci vediamo alla prossima lezione. Ciao!